seguito del mio video su Casaleggio, ho ricevuto degli apprezzamenti, ma anche delle critiche, anzi, delle feroci critiche. E questo mi dispiace, non perché le critiche siano state fatte a me, ma perché le critiche feroci dimostrano che non si è capito il pensiero di Casaleggio, non si è capito a quale ideologia si ispirava. Non si è capito il progetto che ha portato avanti, che poi è sfociato nella creazione di questa creatura, cioè del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che esiste ancora, fino a prova contraria. E la domanda che ci si pone è: ma che cosa porta avanti questo Movimento 5 Stelle? Allora, se il Movimento 5 Stelle nasce da un'ideologia malata, io la definisco così, da un progetto malato, che si incrocia, si interseca perfettamente con il nuovo ordine mondiale, allora non ci si deve meravigliare se il Movimento 5 Stelle è un movimento che impantana, che non si muove, che, come qualche volta ho detto, è una specie di sedia a dondolo che sta sempre in movimento, ma non si muove di un passo. Ecco, il Movimento 5 Stelle è questo: dare l'illusione appunto di fare qualcosa, ma in realtà non fare nulla. E inondare di slogan la base, gli elettori, per appunto dare la sensazione di fare qualcosa. Ma la funzione del Movimento 5 Stelle è solo quello di incanalare il dissenso e tenerlo là fermo. Ormai mi pare che ci siano prove più che evidenti di questo. Basta vedere solo le leggi mondialiste che hanno approvato. Non si parla assolutamente più di moneta, anzi non si parla più nemmeno di uscire dalla NATO. Questo è il Movimento 5 Stelle. Io so che fa male a chi ci ha creduto a prendere tutto questo, ma di fronte alla realtà bisogna pur prendere coscienza, non si può far finta di nulla. Quindi attualmente il Movimento 5 Stelle è ancora questo, cioè un movimento che serve a incanalare il dissenso e tenerlo fermo, tenerlo immobile, probabilmente togliendo consenso e risorse a qualcun altro che meriterebbe invece una maggiore fortuna. Quindi quel video, ripeto, è stato criticato anche ferocemente, e la cosa di cui veramente mi dispiace è che non si è capito allora né l'ideologia che ha ispirato Casaleggio, né il suo progetto, e nemmeno il Movimento 5 Stelle e la funzione che tale movimento ha. Grazie ancora e alla prossima.